quello che è successo in molte banche italiane, tipo ad esempio Montepaschi, ci fa capire che c'era un partito, Partito Democratico, che ha influenzato molto l'attività finanziaria di quella banca, e quella banca ha creato grandissimi problemi ai risparmiatori e agli azionisti. La stessa cosa è successa in altre banche, Banca Marche, Banca Etruria, in tantissime altre banche, e quello che è successo negli ultimi giorni ha un nome e un cognome, come dicevo prima, Partito Democratico. Gli obbligazionisti che hanno perso i soldi lo devono solo al Partito Democratico, che poteva tranquillamente usare altri metodi per salvare quelle banche, non infilarle in quel fondo, che non è altro che l'anticamera del Fondo Unico Europeo. Grazie, Presidente. Grazie. Collega Alberti. Presidente, dobbiamo parlarci chiaro, perché le crisi bancarie in Italia sono sempre dovute dalla politica, alla politica, che attraverso le fondazioni intervengono all'interno delle banche. Quindi non sono le stesse crisi bancarie che avvengono negli altri paesi europei. Questo provvedimento che noi stiamo per votare è un aiuto, è un meccanismo che salverà forse Concluda. Le banche europee, non quelle italiane. Noi ci stiamo infilando in una cosa che non ci serve, non è di nostra competenza, perché noi gli strumenti Grazie, per collega. Le Grazie. Banche in difficoltà Grazie. Ce le abbiamo già. Grazie. Collega Villarosa. Grazie Presidente. No, i nostri attacchi riguardano principalmente i passi avanti di cui si parla questo governo. Allora, noi alle banche da quando siamo arrivati abbiamo dato 7 miliardi e mezzo con il decreto Banca d'Italia IMU, abbiamo dato 2.000 miliardi di euro in Europa tramite il progetto ABS, LTRO, TLTRO, Covered Bond, Quantitative Easing, tutti i soldi, 2.000 miliardi per fare che? Per salvare le imprese. Noi chi li diamo? Alle banche. Nel frattempo c'è gente che chiede l'elemosina e muore di fame fuori da questo palazzo. Vi la dovete ringrazio. Vergognare. Bene, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 4. Lainati. Cani. Chi non riesce a votare? Peluffo. Peluffo. Pagano. Pagano.